Il nome Tao si intende come sentiero, strada, cammino, anche filo conduttore, possiamo anche dire intenzione o direzione di vita. Tornando alla nostra vita quotidiana, sappiamo che camminare è più facile se sappiamo dove andare. Ecco. Anche se ogni tanto lasciarsi andare senza meta e camminare semplicemente seguendo i propri piedi, si arriva a trovare e a scoprire cose nuove e anche piacevoli. E anche quando perdiamo il sentiero e pensiamo che ora è finito senza sbocco, spesso troviamo una nuova direzione. E seguendo questa nuova direzione, all'improvviso di nuovo troviamo cose belle e inaspettate. Quindi, come si può dire sentiero? Non è affatto una direzione ben precisa, intendo, no? Nel senso dire, è più una direzione che via via si sviluppa vivendo. Questo potrebbe essere una spiegazione del nome Tao. Poi camminare stanca, anche questo è un'altra cosa, stanca quando camminiamo troppo, stanca quando camminiamo semplicemente, anche semplicemente passeggiando. Comunque, prima o poi siamo stanchi. Camminando velocemente ci si stanca subito, quasi subito. E da prescindere se siamo allenati o no, prima o poi abbiamo bisogno di sedersi e riposare e far passare questa stanchezza. Ecco, è arrivato il momento di presentarvi un libro veramente importante per una parte del mondo, importante come la Bibbia è per noi. Ecco, si tratta del Tao Te Ching, vuol dire tradotto il libro dei cambiamenti che avvengono nel Tao. Per esempio, abbiamo appena parlato del camminiamo e poi dobbiamo riposare. Questo rispecchia, ad esempio, un cambiamento. Da una parte cammino, dall'altra parte mi riposo e mi fermo. Questo libro fu scritto da un signore che si chiama Lao Tse, che è più che un nome, è un titolo, perché vuol dire vecchio maestro. Il suo libro è una raccolta di detti abbastanza difficili da capire, almeno per me mi ci ho voluto diversi anni per capire un po' qualcosa, e perciò ogni tanto vi presenterò uno di questi detti. Oggi è il nostro primo incontro e quindi vorrei iniziare con questo libro. E quindi iniziamo subito con il primo detto che inizia proprio così. Il Tao di cui si può parlare non è l'eterno Tao. Questo è già un'affermazione abbastanza, diciamo, con un certo peso e perciò mi fermo qui. Il Tao di cui si può parlare non è l'eterno Tao. Non esiste l'eterno Tao, quindi perché se cammino e poi mi stanca, mi fermo e poi stanca, mi fermo e di nuovo mi metto in moto, tutto ovviamente è diverso dal primo camminare. Così qualsiasi cosa che facciamo, se intervalliamo il fare con il non fare, pensare con il rilassarsi, ogni volta il seguente fare diventerà diverso dal primo. Sarà diverso per l'età, per la stagione, per l'orario del giorno, sarà perché sono sola o in compagnia e così via. Ogni volta il fare diventerà diverso. E questo è nulla di nuovo, questo lo sapevamo, giusto?
E quindi non possiamo dire allora tu devi fare così e poi tu starai bene. Bisogna sempre valutare ciò che succede, se sono triste o allegro, sano o malato e così via. Valutando questo se posso, se sono, se, posso scegliere ciò che per il momento attuale sarebbe la mia strada da seguire. Ovviamente posso anche farmi aiutare, perché no, ci mancherebbe dal silenzio o dalla solitudine o da persone o dalla loro compagnia, ovviamente. Comunque, leggiamo come prosegue il primo detto, che dice: il nome che può essere nominato non è il nome eterno. E poi dice inoltre: il senza nome è l'inizio del cielo e della terra. Il nominato è la madre delle 10.000 cose. All'inizio, quando dice il senza nome è l'inizio del cielo e della terra, sì, non sappiamo effettivamente come avvengono le cose e la vita, come mai un cuore inizia a battere e così via. Non lo sappiamo. Poi, come contrapposto, leggiamo il nominato, quindi questo con un nome, e la madre delle 10.000 cose. Perché a questo punto abbiamo il nominato e la sua spiegazione, cioè quello che fa. E questo fa fare la sua definizione, e ogni definizione ha un nome. Così, per esempio, un contenitore di vetro all'improvviso diventa un calice, un bicchiere di svariate forme e usi. Così, da una cosa semplice di vetro si arriva effettivamente a 10.000 cose e usi e perciò anche nomi. Il detto prosegue in quanto dice: sempre senza desiderio si può vedere il mistero. Sempre avendo qualcosa da desiderare, si vedono le manifestazioni. Questo mistero è difficile da masticare per me, diciamo. Magari vediamo che cosa può essere un mistero. Potrebbe essere questo una possibilità di intraprendere la ricerca del mistero. Il mistero posso vedere quando vado fuori, ora che è primavera, quando nascono le cose, in un certo senso, se facciamo finta di non sapere come funziona, come avviene tutta questa cosa, possiamo percepirlo come un mistero. All'improvviso la natura esplode, foglie verdi, fiori, animali, insetti. Tutto riprende vita, è un mistero. Basta ricordare, magari avete dei ricordi quando eravate bambini, ecco, e questo stupore che come avviene all'improvviso è tutto bello, è fiorito e colorato. Se invece desidero che arriva la primavera perché voglio che nascono le cose, e così, questo è un approccio molto terra terra. Ovviamente il mistero non è perché mi deve servire a qualcosa. Poi il detto prosegue: tutte e due nascono dalla stessa fonte, ma vengono chiamati con nomi diversi. Questo appare come una oscurità, l'oscurità nell'oscurità. Sarà questo il mistero che cercavamo prima di capire? Poi alla fine ci rivela che è la porta di tutto il mistero. Effettivamente, lì per lì uno dice: ma che vuol dire tutto ciò? Vuol dire che tutte e due cose, visto che nascono dalla stessa fonte, portano in questa oscurità del non sapere.
che comunque è lo stato d'animo per capire o per portarci dentro questo mistero e forse a concepire e capire il mistero. Quindi torniamo un attimino all'inizio dove siamo partiti. Poco fa il detto si è concluso che è la porta di tutto il mistero e all'inizio ci aveva già avvisato che il Tao di cui si può parlare non è l'eterno Tao. E quindi si inizia da un mistero e ci porta davanti alla porta di questo mistero.